In questo numero, camminare elisir per il cervello. Lupus eritematoso sistemico, una malattia rara e grave che si può combattere. Pochi ma appassionati, giovani pediatri SIP si raccontano in un video. E ancora, Milano, alla Maugeri vecchie lastre diventano quadri. Fumo, grande nemico del cuore, medici a lezione di riduzione del danno. E a seguire le news scelte per voi dalla redazione. Libera, tute e scarpe da ginnastica. Siamo nati per camminare e farlo regolarmente si rivela un elisir per il nostro organismo, cervello incluso. La camminata ha dei benefici che sono immensi per tutti i nostri organi e apparati, ma forse dimentichiamo che una delle cose principali della camminata è l'effetto che ha sul cervello. Camminare almeno mezz'ora al giorno e in modo un po' veloce a tutte le età, qualunque età, porta il vantaggio di aumentare il numero dei neuroni, cioè delle cellule nervose del nostro cervello. Aumenta il numero dei neuroni, quindi la possibilità di memoria e la possibilità di capacità cognitive, ma fa arrivare anche al cervello delle sostanze che aumentano la vascolarizzazione del cervello e quindi danno da mangiare, danno energia a queste nuove cellule. Se camminare è una sorta di medicina, quali sono le dosi corrette di questa terapia? 10.000, 8.000 passi a seconda, ognuno di noi ha un telefonino che è capace, va bene, di contare i passi e così via. In realtà l'unità vera di misura sono i minuti, direi, cioè quanto noi ci possiamo muovere, e l'ideale, lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è almeno mezz'ora al giorno di camminata veloce, almeno 5 giorni alla settimana. Da che età cominciare? Già quando il bambino ha 2 mesi deve essere lasciato libero di muoversi tanto e poi andare avanti, almeno 3 ore al giorno, dai 2 ai 5 anni il bambino deve essere libero, non costretto, libero di fare attività fisica. In qualunque momento della nostra vita il movimento ha un impatto fondamentale di prevenzione delle malattie e di mantenimento delle nostre capacità fisiche e mentali, un elemento chiave di fronte a una popolazione mondiale che invecchia. Oggi sono circa 50 milioni le persone che soffrono di Alzheimer, che è la forma principale di demenza. Nel 2050 si pensa che saranno 135 milioni le persone affette, un po' in tutti i continenti. E questo è molto preoccupante. L'unica cosa che possiamo fare è quella di prevenire, e la prevenzione migliore, non c'è dubbio, è l'esercizio fisico. L'esercizio fisico è fondamentale per il cervello. L'esercizio fisico stimola una sostanza a livello cerebrale che si chiama BDNF e questo BDNF va a colpire una zona del cervello fondamentale che è l'ippocampo anteriore, che è deputato a costruire le cellule per la nostra memoria e per le nostre capacità cognitive. E non solo questo, ma c'è un'altra cosa straordinaria: i nostri muscoli, che degradano man mano facciamo esercizio fisico, mettono in circolo una serie di sostanze che sono dei fattori di crescita vascolare, passano la barriera cosiddetta ematoencefalica e lì fanno costruire nuovi piccoli vasi, i quali vanno a portare nutrimento ed energia alle nuove cellule. Non è mai troppo tardi per mettere mano a tuta e scarpe da ginnastica. Vi sono ormai numerosissimi lavori scientifici che dimostrano che in età avanzata, dopo i 65-70 anni, una persona che almeno mezz'ora al giorno fa pratica del camminare veloce, anche 45 minuti se può, alla fine dell'anno avrà l'1% in più di cellule cerebrali. Addirittura avrà una riserva maggiore che gli servirà per la memoria e servirà per le capacità cognitive. Ma come muoversi senza rischi? La cosa migliore che noi possiamo fare è quella di ricordarci che che l'attività fisica, anche quando si è un po' svogliati, anche quando non si ha voglia, anche quando magari non si è trascinati da qualcuno, è veramente come una prescrizione. L'esercizio fisico e il camminare è un qualcosa che deve essere prescritto. E chi meglio dei medici di medicina dello sport può fare naturalmente questo in congiunzione chiaramente col proprio medico di famiglia.
Una malattia autoimmune cronica che interessa gli organi e che con il tempo rischia di arrecare danni incurabili. È il lupus eritematoso sistemico, il LES, legato al sistema immunitario che a causa di un cortocircuito produce anticorpi contro l'organismo che lo ospita. Un meccanismo che può danneggiare irreparabilmente i tessuti e organi fondamentali come i reni, il cuore e il cervello. Un convegno a Parma organizzato da GSK ha messo a confronto esperienze di medici che ogni giorno sul campo, nella cosiddetta real life, si trovano ad affrontare il LES. La strategia deve essere quella di diffondere la conoscenza della malattia anche ai medici di medicina generale che vengono per primi a contatto con i pazienti e quindi sono i primi che dovrebbero identificare quelle che sono, chiamiamole, le red flags per il riconoscimento della malattia. In particolare si parla di danno d'organo, uno dei rischi maggiori dell'LES. Questo significa riduzione della qualità della vita, una sopravvivenza minore e diminuzione dell'attività lavorativa. Il belimumab riesce a ridurre l'attività di malattia, riduce la dose giornaliera del cortisone e quindi in ultima analisi riduce anche il danno. È un risultato da prendere in considerazione soprattutto nel medio e lungo termine. Come spesso accade, arrivare prima è fondamentale. Si chiama early treatment, trattamento precoce. L'inserimento più precoce della terapia immunosoppressiva e nell'ambito di questa anche eventualmente del belimumab può garantire dei migliori esiti a distanza e soprattutto una minor riduzione del danno e un minor numero di riacutizzazioni nel tempo. Uno degli argomenti più interessanti legati all'LES è sicuramente quello delle donne in gravidanza. Molti dei farmaci antireumatici che utilizziamo nel lupus sono compatibili con l'utilizzo in gravidanza e anche in allattamento, quindi possiamo rassicurare le nostre pazienti sul fatto che possono continuare a curare la loro malattia cronica senza dover rinunciare al loro desiderio di maternità. Sempre meno, ma con una grande passione. In base ai dati della Now Assomed, nei prossimi 5 anni mancheranno 16.500 medici specialisti e la pediatria sarà la specialità che farà registrare la maggiore carenza, con 3.394 pediatri in meno, preceduta soltanto dalla medicina dell'emergenza. A ciò si aggiunge la fuga dei medici all'estero. Secondo i dati Eurostat 2019, negli ultimi 10 anni 8.800 sono andati a lavorare fuori dal nostro paese e ne sono rientrati soltanto 1.100. A ricordarlo è la Società Italiana di Pediatria, presentando un video in cui i giovani specialisti della SIP raccontano il perché hanno scelto questo lavoro. Perché credo nel valore sociale del ruolo del pediatra. Sono pediatra molto semplicemente perché mi piacciono i bambini. Ho scelto di fare il pediatra perché è semplice, credo che la pediatria sia nel mio DNA. Perché ritengo che i bambini siano la parte migliore della nostra società. Vorrei fare il pediatra perché è il mio sogno nel cassetto. È stato sempre il mio sogno, mi sono iscritta a medicina proprio per fare il pediatra e spero di riuscire a farlo bene. Credo che sia essenziale offrire un'assistenza medica ai piccoli pazienti. Credo che un pediatra sia un tuttologo, spero. Perché credo molto nel ruolo sociale della nostra professione. Il medico ha un ruolo sociale importante, il pediatra può esprimere al meglio questa sua funzione, questa sua vocazione. Plastica, polistirolo, cartone, legno, ceramica, alluminio. Persino le vecchie lastre radiologiche, pezzi a perdere, rottami, oggetti scartati e gettati che rivivono affogati in un tripudio di colori. È l'arte di Stefano Brocca, pittore che sarà in mostra all'Istituto Ricovero e Cura a carattere scientifico Maugeri di Pavia fino al 3 marzo, per le attività di Maugeri in arte. L'esposizione, intitolata Il riciclo in arte, è aperta ai pazienti, i loro familiari, ma anche ai cittadini che potranno visitarla negli orari di apertura dell'ospedale, nell'area lounge dell'istituto, la grande balconata soprastante l'accettazione e attrezzata per il relax degli ospiti dell'istituto. Pavese, classe 1971, Brocca è un autodidatta, così appassionato fino a seguire per 2 anni corsi serali di ritratto in nudo dell'Accademia di Carrara di Bergamo. L'artista ha fatto del recupero dei materiali la sua ispirazione. Oltre che essere attuale, nel senso che comunque il riciclo è importante ormai ai giorni nostri, se non si ricicla si finisce male, come si dice.
E poi comunque è una cosa importante nel senso come arte, perché io quando giro vedo nelle discariche si vedono proprio lo spreco delle persone, quindi buttano via la cosa e io gli do nuova vita, insomma, oltre che fare un atto di benevolenza verso l'umanità. Per esempio ho trovato del polistirolo con delle forme strane, quelle dei imballaggi, è saltato fuori questa struttura qua, questo reticolato che mi ha dato proprio il via per fare un... che vi facciamo vedere. E sotto questo quadro sono le lastre, una lastra. Direi un paio di lastre qua, perché qui è un assemblaggio di lastre, come si vede in fondo sono due anche, che sono ben visibili se si guarda bene. Allora, faccio proprio l'esempio delle due anche, perché comunque io sfrutto, oltre il colore che viene steso, sfrutto anche la lucentezza che dà, il riflesso chiaro che dà sotto la lastra, e quindi mi permette di dare un senso al quadro. Le lastre, insomma, ho chiesto a amici, parenti di recuperare, di donarmi le loro lastre vecchie, ma proprio vecchie, anche ventennali. Quindi c'è anche un fatto di insomma, come riciclandole, sono proprio datate. Far conoscere meglio ai medici i rischi cardiovascolari legati al fumo e le possibilità di riduzione del danno. È questo il cuore del progetto Non bruciamo l'albero vascolare, messo a punto dalla Società Italiana di Medicina Vascolare e dalla Fondazione Italiana Vascolare, con il contributo non condizionante di PMI Science con Philip Morris Italia. L'iniziativa, presentata nella capitale, prevede 5 incontri su tutto il territorio nazionale che si terranno in diverse città. La prima tappa è Verona, con successivi appuntamenti fino a giugno a Roma, Palermo, Cagliari e Catanzaro. Questo progetto quindi si rivolge ai medici perché la classe medica sicuramente conosce molto bene quello che è l'epidemiologia del fumo, i danni che crea a livello dell'organismo, ma non è particolarmente informata su quelli che sono gli ultimi preparati, le innovazioni per poter ridurre il rischio da fumo. È un qualcosa che servirà, che serve per quei pazienti che dopo aver fatto tentativi di interrompere il fumo non sono riusciti in questo obiettivo. Il progetto Non bruciamo l'albero vascolare, oltre agli incontri informativi con i medici, prevede la messa a punto di linee guida per l'assistenza ai pazienti fumatori con danni all'apparato cardiovascolare, da inserire nei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali. Indicazioni che saranno proposte successivamente ai centri antifumo per inserire un ulteriore strumento utile ad un graduale abbandono del fumo, obiettivo finale per la tutela della salute. Il fumo di sigaretta è uno dei fattori di rischio più importanti per varie patologie, non solo dell'apparato cardiovascolare. In particolare tutti i prodotti della combustione sono quelli che portano alle patologie di tipo polmonare, respiratorio e purtroppo anche alla formazione di alcune neoplasie a livello polmonare. Però dobbiamo tener conto che la patologia cardiovascolare porta al 40% della mortalità. Basti pensare che la patologia tumorale globalmente intesa si attesta sul 15-20%. Quindi parliamo di patologie molto importanti, però con una percentuale di mortalità molto più bassa di tutte le patologie cardiovascolari messe insieme. Il fumo di sigaretta è democratico perché colpisce un po' tutti gli organi. Il nostro scopo come medici e come specialisti del campo cardiovascolare è quello di aiutare i pazienti a smettere di fumare. Questo è il messaggio chiaro che deve passare. Però, siccome in particolare la nicotina dà una dipendenza, molti pazienti non riescono a smettere o semplicemente non vogliono smettere per vari motivi loro. Per cui dobbiamo educarli e aiutarli a fumare meglio, e riducendo al massimo le complicanze legate a tutti i prodotti della combustione e quindi limitare al massimo i danni, e in questo si inseriscono i nuovi prodotti a tabacco riscaldato. Cinque foto a colori in alta risoluzione, firmate dagli scienziati dei Rocky Mountain Laboratories di Hamilton, Montana, parte del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, consegnano al mondo il primo ritratto del nuovo coronavirus, identificato in Cina nel dicembre 2019. Ne dà notizia il NIAID, istituto della rete dei National Institutes of Health americani.
Come è possibile notare dalle immagini colorate in digitale, i coronavirus sono caratterizzati da spuntoni che sulla superficie formano la struttura a corona da cui deriva il loro nome. Le fotografie sono state ottenute utilizzando microscopi elettronici a scansione o a trasmissione. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salute@adnkronos.com. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.